Siamo qui a Croviana per l'inaugurazione di una mostra dedicata all'antico aeroporto militare. All'inaugurazione della mostra i due sindaci, quello di Croviana e quello di Opeano, che hanno contribuito e collaborato all'iniziativa. Passo la parola al sindaco di Croviana. Buongiorno a tutti, saluto tutta la comunità della Val di Sole, la comunità di Croviana e i nostri ospiti che sono la comunità del comune di Opeano, un paese di circa 9.000 abitanti che sta vicino a Verona. E il motivo di questo incontro è derivato da una cosa che abbiamo in comune, ovvero un luogo che noi fisicamente non riusciamo più a vedere, però che è proprio sotto i nostri piedi, che era l'aeroporto militare che venne costruito durante la Prima Guerra Mondiale qui a Croviana. Anche loro hanno ospitato questo luogo militare e pertanto abbiamo deciso di realizzare insieme questa mostra anche con il contributo fondamentale della regione Alto Adige. Grazie. Ed ora al sindaco di Opeano. Buongiorno a tutti, da parte dell'amministrazione che io rappresento di Opeano, un comune come diceva Laura di quasi 10.000 abitanti, io voglio ringraziare per l'ospitalità questa comunità, l'amministrazione e tutta Croviana che ci hanno dato. Il rapporto è nato circa 7 mesi fa, proprio per il motivo che diceva Laura prima, e abbiamo questo motivo di interesse comune, ma siamo qua soprattutto per ricordare quegli eventi fausti, purtroppo negativi, che fanno parte della nostra storia. Però da questo episodi negativi può nascere anche un momento favorevole per rafforzare un rapporto di amicizia e di collaborazione. Noi siamo rappresentati, tra l'altro il nostro comune, dal gruppo Alpini, da una buona parte dell'amministrazione, dal piccolo teatro, perché credo che da tutto questo insieme di cose possano nascere tante cose, un rapporto di collaborazione trasportando la nostra cultura come loro hanno già fatto durante la visita di marzo nel nostro comune, e mi auguro che ci sia anche continuità a livello di giovani, perché è loro che noi vorremmo coinvolgere e far conoscere questa parte di storia, ripeto, negativa, ma che vorremmo trasformare in un rapporto di amicizia e di continuità nella nostra vicinanza. Qui con noi Alessio Meutti, organizzatore dell'intera mostra che vediamo qui all'esterno. Da dove è nata l'idea? Dunque l'idea di fare questa mostra a Croviana è nata da questa fotografia che abbiamo ritrovato negli archivi dell'Aeronautica Militare e che mostra il campo di Croviana nel maggio del 1918. È una foto non conosciuta e che, portata all'attenzione dell'amministrazione comunale, ha permesso di costruire intorno a questo evento la mostra. La foto è particolare perché fu scattata nel maggio del 1918 da un personaggio piuttosto famoso, il creatore vero e proprio dell'aeronautica militare, che fu appunto Aldo Finzi, un personaggio a cui da tempo la nostra associazione dedica attenzione, e trovare una fotografia di questo luogo scattata da Aldo Finzi ha acceso la scintilla per poter realizzare questo lavoro. Renzo, come è nata l'iniziativa all'interno del comune di Croviana? Beh, in ottica delle celebrazioni del centenario anche il comune di Croviana ha voluto mettersi in campo, e quindi abbiamo fatto una ricerca storica, abbiamo trovato documenti riguardo al campo di Croviana e quindi abbiamo deciso di approfondire una tematica che all'inizio sembrava un po' difficile da completare, ma alla fine abbiamo trovato tutti i documenti, abbiamo collaborato con il Fronte del Cielo e siamo qui a presentare questa mostra. Claudia, ci dicevi poc'anzi della soddisfazione di aver portato a Croviana questa iniziativa. Dici qualcosa di più. Allora, vero, grande soddisfazione perché siamo riusciti a realizzare questa fantastica mostra che era partita da uno studio che ho fatto sul comune di Croviana. Abbiamo scoperto che c'era un aeroporto austro-ungarico. Poi la fortuna è stata conoscere appunto questo tenente colonnello Alessio Meutti, e mi ha dato una mano a realizzarla.